Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video di Minecraft quest'oggi esploreremo quel bastione. Allora, mi ero riparato qua sopra dei piglin, ma ora che si sono calmati andiamo subito ad esplorarlo. Ok, mi faccio un ponticello. Non mi sento sicuro facendo questo ponte. Spero che non nasca un gas così a caso. Dentro il bastione possiamo trovare vari trim e anche gli updater. No. Aspetta, forse mi sto confondendo. Forse possiamo trovare solo l'updater, però. Boh. È anche utile l'updater. Vediamo un po'. Però si possono trovare anche interi lingotti di netherite e o armature incantate. Ecco, ogni volta che dobbiamo passare da qualche parte dobbiamo controllare, perché ci può essere un buco. Ok. Questo cinghialozzo qua. Perfetto. Di... Io ho paura di cadere. Allora. Ma tutte le casse che ci dovevano essere dove sono? Qua c'è subito una cassa. Blocchi d'oro e glowstone. Oh, ho buttato una terra. Ok, le vedo un'altra cassa. Lo sapevo. Tra l'altro un frammento di netherite, godo. Questo è grugno, carino. Prendiamoci anche un po' di ossidiana piangente. Sbaglio, ho visto un piglin brutale. Oh, che cacchio. Mi sono preso uno di quei pantaloni che abbiamo trovato ieri nell'Ancient City. Protezione 4, spine 2, indistruttibilità. Ok, dai, vamos. Ok, stare attento. Prima di tutto mi segno le coordinate del bastione, che sono 264 234 50, e va con bagno. 50 163 50 163. Ok, perfetto. Dio mio. Dio.
Dio mio. Non voglio parlare molto e direi che è abbastanza tranquillo, ma è abbastanza tranquillo. Oddio mio, che salvataggio estremo. Meno male che i miei pantaloni. Oddio mio. Dio mio, mi sono cagata addosso in una maniera. La faccio un po' cagare allora io. Sempre. Io voglio trovare altre casse. Vabbè, abbiamo trovato un trim. Nominato Grugno. Altro appena riusciremo a tornare a casa farò il mio piccone. Mica non l'ho già aperto, non l'ho già aperto. Di sopra c'è di sicuro qualcosa. Non vedo casse. Quella cassa era quella di prima mia. Mannaggia. Ma altre casse non ce ne sono. Un'altra cassa. Che schifo. Varie frecce. Vabbè, sento che però troviamo il lingotto in eterite. Non c'è veramente niente. Un altro trim. Gli altri due blocchi d'oro, ma che pizza.
Netherite non l'abbiamo trovato. E vabbè. No, è proprio finito il bastione. Vabbè, andiamo a depositare questi oggetti al castello e ci vediamo dopo. Ah, eccomi qui arrivato dopo tanta fatica. Allora. Questo qui. No, loro lo metto nella cassa degli averi. Guardate quanti pantaloni che ho trovato ieri. Questi qua sono i miei. No, non questi. Questi qua sono i miei. Quelli l'hanno incantati sono i miei. Quelli che ho cambiato con quelli che ho ora. Poi ne ho trovato un botto. Dove sono i trim? Ho sdoppiato un trim di questo qua. E l'ho messo come emblema qui. Beh, un'altra aggiunta alla collezione. Sistemiamo un po' questi qua, qua e va fan bagno, ok. Qua, qua, qua. Poi nelle ceste delle armi mettiamo questo, questo. Incantato con affilatezza 1 e efficienza 1, dai. Poi ci prendiamo un altro po' di cobblestone perché l'abbiamo quasi finita. Ok, perfetto. Le torce via. Ok, perfetto. Ora vi voglio portare a visitare la fortezza. Andiamo al portale. Visitare la fortezza dell'End. Cioè, sì, dell'End. Del Nether. Quella che è vicino al mio portale. Dentro la fortezza in teoria non si dovrebbe trovare nulla. Ah, ho incantato lo scudo con indistruttibilità 3 che ho trovato ieri. Allora, esploriamolo un po' qua. Tisa. Io nel dubbio me lo tengo il latte. Comunque doppio salvataggio nel giro di 2 secondi. Comunque i scheletri Wither sono bastianissimi. Qui non c'è nessuno.
Cosa è successo? Stiano. Qua? Mannaggia lui. Astiani. Sto parlando molto poco in questo video, sono concentrato. Non metterti in mezzo, Piglin. Mettiti in me. Oh, che cacchio vuoi? Pizza. Non sto trovando niente in questa bellissima fortezza. Ascoltami. Sto girando intorno. Ma? Mamma mia. Come se la farò uscire da qua? Ok.
Qua non c'è niente. Di lì non c'era niente. E direi di tornarci a casa e farci il super piccone. Ma? Verruca. Porca puttia. Aiuto, devi levare. Ok. Ok, quella è l'uscita. Torniamo a casa e mi faccio il super piccone. Ma porca puttia. Dove sono? Sono sbagliato uscita. Sì. Le fortezze sono un delirio comunque. Allora, direi di andare a casa e mi faccio il super piccone. Con in teoria efficienza 3, indistruttibilità 2, efficienza 2, indistruttibilità 3. E fortuna 2 o 3, non me lo ricordo. Ah, ma è no. Non mi è neanche cagato il ragno. Un lama. No, ho dato una spadata al mio cavallo. No, se muore colpa mia. Tolgo la bardatura. Va? Mettiamo. Mettiamo qua. Perfetto. Ok. Allora. Oh. Allora, prima di tutto, scusate per il rumore di microfono. Se avete sentito, se no, non mi scusate. Mi farei il piccone in, ecco, fortuna 3, ma in parlamento no, perforante no, perforante no, furtività rapida no, efficienza 2, protezione 1 no, protezione esplosioni anatema, attaccamento perforante no, in parlamento no.
Ma non riesco a trovare il libro di indistruttibilità. Non so dove l'ho lasciato. Sono arrivato a metà strada per dirvi di iscrivervi al canale di Nick500, che si chiama Nick500 Pokémon Collector. Mi raccomando, seguitelo. C'ha, sbaglio, 7 iscritti o 8 iscritti. Ha fatto solo due video. Uno dedicato alla Milano Games Week, a cui lui è andato. Ma io no. Comunque, Fortuna 2 già ce l'ho. Efficienza 3. Ecco, c'avevo qua indistruttibilità 3. Ma oh, ma era buggatissimo. Fortuna 3, efficienza 2. Fortuna 2, efficienza 3. No, mi prende efficienza 3. Però sti libri perché sono qua? 7 diamanti. Oh, da quanto tempo è che non vengo a casa mia? Vabbè, comunque iscrivetevi al canale di Nick, ovviamente anche al mio. Lasciate like e attivate la campanellina. Dio mio, un creeper quando li odio. Ma come? Momento starnuto. Chissà quanto dura sto video. Non è molto perché abbiamo esplorato un bastione. Una fortezza del Nether. Beh, le durano molto. In più ci stiamo facendo il piccone. Dovrei aver raccolto abbastanza. Allora, piccone in diamante. Distruttibilità 3. Perfetto. Allora, fortuna 3. Come 7. Ecco, efficienza. Boom! E ho finito i livelli, perfetto. Però ci siamo fatti un piccone fortissimo. Io metto i libri qua. E metto, dov'è che ne mettevo le etichette? Ah, qua sopra c'è una cassa di etichette. Comunque, ok, piccone fatto, siamo contentissimi e direi di provarlo. Ok, potentissimo. E non per nulla. Si chiama piccone indistruttibile, efficiente e fortunato. Quindi, detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like e ciao ciao. Vi siedo sul trono. Ciao ciao.